attuali della seduta precedente l'approvazione, se non ci sono interventi possiamo... Signor Presidente, potrei fare un intervento? Come non prego? Chiedere all'associazione culturale qui presente, cioè il Consiglio Comunale, quindi verrà registrato per intero a far data da oggi? Lo chiedo a lei, signor Presidente. Sì, mi è stata fatta una richiesta all'epoca e abbiamo personalmente... Allora, sì, è una richiesta che mi assicura, cioè io sono... Credito sorpresa per me che da oggi in poi quindi vengo registrato. Notate che vorrei acclararlo in modo ufficiale, quindi verranno registrati da oggi in poi, certo, ma lei dalla televisione qui presente. È stata fatta una richiesta in più dall'espresso autorizzazione. Perciò, quindi a partire da oggi il Consiglio Comunale verranno registrati. Va benissimo, la ringrazio. Allora, chi è favorevole al proprio seduta precedente? Unanimità. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, approvazione aliquote IMU anno 2015 in relazione all'assessore. Cosa posso chiedere al Consiglio? Di fare una discussione unica sugli argomenti che riguardano le entrate, per semplicità di ragionamento, anche perché sono poi sostanzialmente conferme aliquote vecchie, quindi magari facciamo un'unica discussione e poi passiamo alla seconda votazione. Se il Consiglio è d'accordo possiamo procedere a fare un'unica discussione sui punti 2, 3, 4 e 5. Bene, signor Presidente, un'unica discussione. Io mi dichiaro completamente strano in quanto sono qui per altro argomento che non lo sa perché, signor Presidente, ma l'ho scritto. Me lo stava accennando lo stesso oggi perché non ho visto la sua lettera. Quindi per me comunque fate bene. Se non ci sono altre obiezioni, una discussione unica da parte dell'assessore Di Maggio. Allora, gli argomenti in discussione sono sostanzialmente quattro. Cioè sono le conferme delle entrate, quelle maggiori che riguardano i tributi, e sono la prima addizionale sulla aliquota comunale, all'IRPEF, la TARI, la TASI e l'IMU. Quello che si propone è la riapprovazione delle tariffe così come erano state immaginate gli altri anni e confermate per quest'anno. L'idea naturalmente deriva sostanzialmente da tre concetti fondamentali. Il primo è che dopo quasi 5 anni di governo cittadino, per la prima volta non c'è una novità tributaria che riguarda i comuni. Quindi abbiamo avuto sostanzialmente 5 anni in cui ci siamo arrabattati e abbiamo rincorso il governo centrale nell'immaginare cosa sarebbe successo alle nostre banche dati ogni qualvolta il tributo cambiava, perché normalmente, come immaginate, una volta che si fa una regola nuova poi bisogna adeguare la regola alle esigenze e alle realtà della città e in ogni caso alle realtà delle banche dati tributarie, e un normale tecnico che studia i tributi sa che ci vuole almeno un anno per stabilizzare una banca dati. Si stabilisce una regola, la si applica a questa banca dati, viene utilizzata dai cittadini almeno una volta, quindi almeno un anno, e poi a fine dell'anno tu hai sostanzialmente la certezza dell'entrata. Noi abbiamo praticamente agito negli ultimi 5 anni quasi praticamente senza sapere poteva succedere. E per il primo anno finalmente abbiamo la possibilità di avere una stabilizzazione delle tariffe, così abbiamo una possibilità di fare un bilancio quasi con una serenità di poter dire va bene, a fine anno probabilmente non dovremo ricorrere a chissà quale invenzione o a chissà quali tagli, perché abbiamo finalmente la possibilità di avere un'entrata stabile. L'idea successiva era quella naturalmente di non cambiare le tariffe, perché non ci sono proprio le condizioni oggi per aumentare le tariffe, quindi, e d'altra parte non era possibile neanche tagliarle, perché ripeto, non c'era la certezza della stabilità tributaria, quest'anno per la prima volta l'abbiamo. E quindi abbiamo deciso di confermare il futuro, così come sono state fatte gli altri tutte le tariffe. L'ultima che abbiamo cambiato era quella della TARI, se vi ricordate abbiamo questo consiglio elaborato e l'ha affrontata studiando anche il regolamento. Quello che si chiede è la conferma di tutte le tariffe così come presentate al Consiglio, che porteranno poi, per quel che riguarda l'IMU, un'entrata di poco meno di 6 milioni di euro. Per quel che riguarda la TARI un'entrata di circa 4 milioni e mezzo di euro, e per quel che riguarda la TASI un'entrata di poco meno di 1 milione. Grazie. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo alla votazione del punto 2, approvazione del 2015. Chi è favorevole? 4.
si astiene? Nessuno. Contrario? Consigliere? Sono abbastanza. Immediate seguite di data della deliberazione, chi è favorevole? 14. Contrario? Ingegner Abate? Punto 3. Approvazione all'ipotesi servizio, tributo servizi divisibile da TASI. Chi è favorevole? 14. No. No, 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 sono pronto per il contrario. Contrario, giusto, così dire. Così la parte. Sì. Immediata visita, favorevoli. 14. Contrari, ingegnere. Punto 4. Approvazione piano finanziario delle tariffe dalle anno 2015. Favorevoli? 14. Contrari? Immediata eseguita. Attività della deliberazione. 14. Punto 5. Addizionale comunale IRCEF 2000. Qui sto andando piano perché la dottoressa ha bisogno di assistenza. Addizionale comunale IRCEF 2015, favorevoli? 14. 14. Contrario, ingegnere. Immediata e seguita della deliberazione, favorevoli? 14. 14. Contrario, ingegnere. Punto 6 dell'ordine del giorno, progetto di valorizzazione della baia di Trentova, azioni integrate per la fruizione sostenibile dei beni e dell'area naturale patrimonio dell'UNESCO, approvazione della variante dello strumento urbanistico generale, relazione al sindaco. Presidente Consiglieri, già questo argomento è stato trattato nella seduta del 22/5/2014 con delibera del Consiglio numero 15. In quel caso adottammo la variante urbanistica di cui hanno oggetto l'ordine del giorno e oggi giunge per l'approvazione finale, atteso che ha ottenuto i pareri favorevoli del Parco Nazionale del Cilento Valdiviale e Alburni, della Soprintendenza e della Provincia. Mi preme sottolineare due cose. La prima che oggi quell'area è un'area privata e la variante dello strumento urbanistico è stata proposta perché sarà imposto il vincolo preordinato all'esproprio e sarà acquisita al patrimonio comunale, quindi credo che sia un giorno questo importante, un passo in avanti e conclusivo, io dico, rispetto alle tre emergenze ambientali e culturali di questa città, il Castello, la Fornace e l'area di Trentova. La seconda cosa che mi preme sottolineare è che nel programma di fabbricazione del 72 e quindi fino a oggi che approviamo la variante urbanistica, quell'area, circa 75 ettari, per la stragrande maggioranza, poi parleremo dei vincoli che sono intervenuti nel corso degli anni, ma è un'area per la stragrande maggioranza della superficie edificabile, quindi un'area turistica di tipo C. Quindi gli aspetti più significativi di questa variante è che è un atto propedeutico all'acquisizione del patrimonio, cosa che avverrà tra brevissimo tempo perché c'è un accordo con l'attuale proprietà Italia Turismo S.p.A. e che da edificabile quest'area viene assoggettata a vincoli di inedificabilità. Perché io sto sentendo una serie, ovviamente una notizia così importante, così bella per la città, doveva ed è per la stragrande maggioranza dei cittadini salutata con grande, insomma, soddisfazione perché viene acquisita al patrimonio del comunale che è amata dagli agropolisi e che viene sottratta definitivamente ad ogni pericolo, possibilità, azione di qualsiasi genere. È giusto per chiarire, ma per chi probabilmente ha bisogno di questi chiarimenti, in quell'area sono consentiti soltanto recuperi, restauro, manutenzione degli edifici esistenti,
Quindi nessuna edificazione ex novo potrà essere realizzata. Ma questo ce lo dice la variante urbanistica, ma ce lo dice l'area 1 del parco, ce lo dice l'area SIC, ce lo dice il vincolo della soprintendenza. Quindi tutto questo clamore che bisogna vigilare, no, il Consiglio Comunale di Agropoli si approssima ad approvare una variante urbanistica che porterà all'acquisizione al patrimonio pubblico, quindi del comune, della città di Agropoli, di 75 ettari, e definitivamente pone a riparo da qualsiasi tipo di iniziativa edificatoria quei 75 ettari, perché passano da zona C turistica, insomma, a zona inedificabile. Gli unici interventi possibili, ed è chiarito anche nel progetto, che vi è anche una destinazione degli 8 fabbricati che sono presenti nelle aree che saranno espropriate, quindi ci sarà la realizzazione di infrastrutture verdi, consolidamento della rete di fruizione esistente, percorsi naturalistici eccetera, la realizzazione di un centro servizi attraverso il recupero del fabbricato esistente, la creazione di reti di servizi recettivi, che non significa albergo, recuperando gli stessi edifici che insistono in quell'area e che sono compatibili con la destinazione, perché nell'area 1 del parco, dove ci sarà il centro di ecoarcheologia di Passi, non sarebbe nemmeno possibile dare una destinazione di tipo recettivo. Quindi chi vuole intorbidire le acque, chi vuole, insomma, offuscare o far diventare opaca o addirittura fare insospettire su un'operazione di grandissimo valore per la città di Agropoli, non solo, davvero è grave. Quindi questo è un'area che da privato passa alla città di Agropoli, da edificabile diventa inedificabile, e c'è una destinazione di fruizione di tipo turistico sportivo attraverso il recupero dei fabbricati esistenti, il recupero dei sentieri, fruizione attraverso sport all'aria aperta. Queste sono le cose che sono state progettate e programmate. Quindi da qui io credo a poche settimane, con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, credo che si concluderà anche la procedura per l'acquisizione al patrimonio pubblico, e quindi che diventerà patrimonio di tutti, e credo che il miglior custode della città e degli amministratori di oggi, di domani, tra 5, 10, 15, 20 anni, quello è il patrimonio della città di Agropoli, dove è stata data una destinazione che non pone alcun dubbio, alcuna incertezza rispetto a quello che si vuole fare. C'è la tutela massima, tranne il recupero di 8 fabbricati che sono lì, e bisogna recuperare e dare comunque un servizio, perché se noi parliamo di fruizione dell'area, penso che chi viene, e anche noi, se vogliamo fruire di quell'area, c'è bisogno di qualche servizio. Quindi tutto qua, questo modo inquietante di dare notizie, di creare allarmismi, di insomma vigilare, dopo tanti anni, dopo 40 anni quell'area che era edificabile diviene area a tutela ambientale, e soprattutto la cosa più importante, passa nella disponibilità della città di Agropoli, quindi del patrimonio dei cittadini di Agropoli. Non vi dico l'acquisizione di 75 ettari, di circa un chilometro di costa, con 8 fabbricati, ivi compreso dove attualmente, perché abbiamo stipulato un comodato per il centro di escursione e visite del 9, sapete benissimo, solo per fabbricato quanto può valere, 75 ettari con 8 fabbricati, un chilometro di costa, cioè la città di Agropoli l'acquisisce per un valore di 800.000 euro. 800.000 euro, 75 ettari con 8 fabbricati, vi compreso una villa che è fruibile, tant'è vero, la stiamo già utilizzando da un anno come centro escursione e visite. E vi dico di più, siamo stati prescelti dal parco perché dovevano superare un vaglio della Commissione Europea degli Ecoparchi,
e sono venuti ad Agropoli, nel centro istruzione fisico, per dare visione di come insomma, si riesce ad organizzare le zone. Quindi siamo stati, non essendo nemmeno totalmente nel parco, utilizzati dal parco per dare una buona impressione delle buone pratiche che si fanno in materia di ambiente. Quindi ho voluto sottolineare questo aspetto, ma mi pare davvero superfluo aver dovuto ripetere, ribadire le cose che sono state più volte detto. Quindi oggi si mette in una maniera definitiva a fine qualsiasi tipo di speculazione, di notizie, di insinuazioni, di sospetti che pure ci sono state, e credo che è motivo di vanto di questa amministrazione di aver proceduto alla variante urbanistica in termini di destinazione urbanistica e soprattutto di aver avviato e tra poco portato a compimento l'acquisizione della emergenza ambientale più importante non soltanto della città di Agropoli, che voglio sottolineare che una parte di quell'area è riserva mondiale di biosfera, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e quindi è un passo nostro per garantire una tutela che è anche salvaguardata da strumenti sovraordinati addirittura di livello mondiale, perché l'UNESCO non è un'organizzazione, è un organismo di natura ambientale. Poi d'altra parte, rispetto a queste cose, si esprime il Parco Nazionale Cilento del Val Mediano, si esprime la sovrintendenza, si esprime la provincia per la coerenza al piano territoriale di coordinamento provinciale. Io non credo che dobbiamo andare da qualche personaggio con capacità o competenze diverse per poter procedere. Agiamo sempre in maniera legittima, trasparente, con gli atti riteniamo sempre fatti nel modo migliore e soprattutto con una motivazione di grande linearità, di grande orgoglio e di grande voglia di far andare avanti la nostra città nel modo migliore. Quindi io ovviamente già vi ringrazio per il voto favorevole di questo importante atto che viene sottoposto all'attenzione del Consiglio, e come tanti atti questo è un atto che scrive un po' la storia della città di Agropoli e non solo. Si conclude con questo l'acquisizione delle tre emergenze, così come ho specificato prima, perché quando si parlava di Agropoli, le cose che più ho sentito nominare, che più sono amate, che più sono tenute a cuore, sono il Castello, Trendova e la Fornace. Tre valori, tre pezzi di storia, tre cose amate dalla città di Agropoli e non solo, che passano definitivamente passate definitivamente nel patrimonio della città di Agropoli, quindi di tutti, non di questa amministrazione, della città di Agropoli. Quindi vi chiedo il voto favorevole sulla proposta. Grazie sindaco. Prego consigliere Abbato. Signor sindaco, lei ha parlato prima, non c'è bisogno di andare da persona diversa per andare a chiedere autorizzazioni, e siamo nel pieno della trasparenza e quindi non siamo pagati. Ha detto questi termini. Mi scusi il microfono, se no non è acceso. Deve accendere sostanza, deve spiegare. Vabbè, parlo più forte. Ah. Allora, nessuno ha mai messo in dubbio praticamente l'onestà intellettuale della proposta, anche perché nel merito io non ci sono mai sceso. Ma non ci sono mai sceso, signor sindaco, perché lei non mi ha mai concesso questa possibilità. Sono 60 anni che io vivo ad Agropoli, sono 60 anni e poco più che sono nato, ho sentito parlare di Trendova sempre, da 60 anni non abbiamo mai fatto in questa città, ed è vero, anche nel passato, un dibattito serio, concreto, fattivo su Trendova. Se ne è sempre parlato nei luoghi appropriati e inappropriati a volte, o in consiglio comunale nell'ambito praticamente di un'unica seduta di consiglio comunale qualche volta anni fa, oppure se ne ha parlato sempre davanti ai bar, ma mai, e dico mai, e lei lo sa benissimo, è stato affrontato un discorso
con i cittadini, con le attività professionali, con le attività culturali, con le attività sociali unite, messe insieme. Lei potrà dirmi, dice, ma questo è stato fatto molto probabilmente in sede della prima conferenza di PUC. Nemmeno, signor Sindaco, lei sa benissimo che il PUC è stato solo e soltanto una formalità, una conferenza in cui eravamo qui presenti soltanto 4 persone, lei era completamente assente perché in quel momento stava salvaguardando il territorio da quello che era l'assalto all'ospedale e quindi era addirittura assente. Quindi noi non abbiamo mai parlato di 39, eppure lei, signor Sindaco, a maggio di questo anno, del 2014, ha portato praticamente in variante al PDF una proposta di valorizzazione di quest'area, senza scendere nel merito quindi della proposta di valorizzazione, proprio perché non l'ho mai esaminata, ma credo fedelmente a quello che ha detto lei, cioè che si tratta soltanto di riusi e di recuperi, non ho motivo per dubitare, ma io dico questi usi, questi recuperi, queste possibilità, questa somma di esproprio di 759.000 euro o giù di lì, ma è cosa che doveva decidere lei e la maggioranza o doveva decidere anche penso che una procedura corretta sarebbe quella di far partecipare anche la città. In che modo partecipa una città? Certamente la città non partecipa solo e soltanto attraverso i 14 e i 15 consiglieri di maggioranza eletti, tutto al più comincia a partecipare anche quando ci sono il consigliere dell'opposizione e il consigliere della minoranza, ma io non ho mai avuto sentore di questo se non nella roulette russa che si gioca qui al Consiglio Comunale, approvi o bocci, perché discussione qui in Consiglio Comunale non se n'è mai avuta, quindi di conseguenza la roulette russa a venire a giocare sulle sorti di Trentova penso che sia veramente un poco esagerato. Le idee che sono nate nella sua mente, nella mente di pochi, a mio modo di vedere, giuste, sbagliate, corrette, potevano essere sicuramente, potranno essere sicuramente migliorate se questo dibattimento noi l'avessimo portato in dei luoghi pubblici con modalità e formalità molto, ma molto più consone. Sarebbe inutile per me e dispersivo rifarsi al suo programma elettorale, perché nel suo programma elettorale, fatto di tante pagine, la mezza pagina che riguarda Trentova, per quanto riguarda come nodo urbanistico, è molto semplice praticamente. Si tratta di un'area da preservare, sono frasi stereotipate, scritte bene e forse mantenute anche nella promessa, come ha detto lei, per costrizione vincolare. Ma questa costrizione vincolare, le ripeto, doveva essere giudicata da tutto quello che poteva essere una rappresentanza non solo e soltanto dei cittadini, ma anche culturale e anche politica culturale, perché no? Questo non si è mai avuto, lei non l'ha concesso, ha portato in approvazione la scorsa volta in variante al PDF la delibera, oggi la porta in approvazione con il decreto 327 del 2001 per imporre il vincolo di esproprio. Nella sostanza, nella procedura che avete seguito nella delibera, e qui vorrei avere il piacere che qualcuno me lo spiegasse, in realtà voi avete combinato il disposto dell'articolo del regolamento di attuazione, l'articolo 3, e il disposto dell'articolo 10 del decreto sugli espropri, segretario. Quindi questo combinato disposto praticamente ancora non ho capito con esattezza se l'ascendente, perché si tratta di una variante a un piano da modulare, da fare, cioè il PUC, o se è semplicemente una variante al PDF già vigente, perché se è una semplice variante al PDF già vigente, chiaramente è un aspetto che avete trattato la volta scorsa. Quest'oggi invece stiamo trattando praticamente contestualmente anche l'articolo 10 del 127 che dice variante è un programma da elaborare. Quindi stiamo realizzando, signor Sindaco, me lo consento oppure mi corregga se su questo mi sto sbagliando, stiamo realizzando interventi fondamentali, vitali, quali Trentova, a pezzetti sul territorio, cioè ne pigliamo il territorio, perché così come forse ha fatto qualche altro sindaco non lontano da noi, cioè realizzare il PUC a pezzetti sul territorio. Stiamo forse facendo questo, signor Sindaco? Dopo rispondo. Allora facciamo una cosa, signor Sindaco, mi risponda prima lei e poi dopo io concludo. Così dopo io. No, vedi il quiz, ma lei mi porta a fare il quiz in Consiglio Comunale, Sindaco, quando mi porta un'approvazione del genere, sicuramente che semplicita senza alcun'altra discussione prima. Allora, segretario Morale, io vorrei praticamente questa spiegazione però da un punto di vista adesso giuridico, se noi stiamo facendo una variante praticamente al piano da formulare il PUC, perché su questo poi il mio intervento nel seguito, nella contrarietà alla formulazione della deliberazione, potrà essere più specifico.
una variante del PDF. È una variante del PDF. E perché allora avete invocato quindi l'articolo 10 del 327 del segretario? Consigliere Faggio, il responsabile, lo facciamo entrare così può chiedere tutti gli elementi al responsabile architetto architetto, chiedo scusa, la mia domanda è semplice, volevo sapere se questa è una variante non è soltanto al PDF oppure una variante al piano da formulare, perché l'articolo 10 invocato parla, se vuole glielo do un attimo, l'articolo 10 del DPR 327 dice: vincoli derivanti da atti diversi dei piani urbanistici in generale. Poi dice: il vincolo può essere altresì disposto, tanto se ne espressa mandato, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare. Quindi noi stiamo realizzando in realtà un piano urbanistico che ancora non è nato, e quindi stiamo facendo già questa prima variante, stiamo organizzando sul territorio spezzettato, oppure stiamo variando solo rispetto al PDF? No, stiamo solamente modificando il PDF. Il PDF quest'opera pubblica non la prevedeva, quindi abbiamo inserendo quest'opera pubblica, siamo stati costretti a fare la variante. Soltanto al PDF. È solo questo, io la ringrazio. Allora, signor Sindaco, se questa è solo e soltanto una variante al PDF, quindi non è sostanzialmente una variante al PUC che stiamo realizzando, ma perché dobbiamo discuterne oggi e non far rientrare questa discussione in un ampio contesto che è quello praticamente in cui dobbiamo programmare l'intero territorio comunale, e quindi sì che venga la valorizzazione dell'area di Trantova, forse come proposta dal suo progettista, ma che venga in un discorso unitario e non che venga praticamente quindi a pezzetto guardando solo e soltanto questo momento. Trantova, a mio modo di vedere, una cosa importantissima, la dobbiamo salvaguardare, come ha detto lei, ma la dobbiamo salvaguardare con una visione unitaria del territorio e non solo e soltanto con la visione unitaria di Trantova. Per questo motivo, Sindaco, non mi dilungo più perché vedo che la sto tediando e che quindi giustamente la maggioranza è decisa e va tranquilla per il suo lavoro. Per questo motivo e per tanti altri che l'ho detto sempre riferendomi al PUC e alle mancate discussioni che sugli stessi non abbiamo mai avuto su questo contesto nostro territoriale, esprimo parere fortemente contrario. Consigliere, grazie, mi dai il suo intervento? Sì, prego Sindaco. Molto semplicemente. Aspetti che portassi il grado ben integrale, se uno di cose risponde sì. C'è una ragione molto semplice, una ragione di opportunità. Qua nessuno discute che sarebbe stato molto più opportuno avere uno strumento urbanistico generale, ma sono delle varianti che sono coerenti con quelli che sono gli indirizzi amministrativi che sono stati tradotti poi nel programma elettorale, che oggi diventa un fatto quasi come se non fosse una cosa importante. Ma al di là di questo, voglio dire che questa proprietà, perché dobbiamo insomma fare in fretta? Perché sul mercato Italia Turismo già da 2-3 anni ha posto in vendita e nessuno può eventualmente fermare la possibilità che un terzo, un altro privato, una società vada ad acquisire la proprietà. Ma qualcuno potrebbe dire: e tu espropri a chi compra? Ma oggi noi abbiamo concordato un esproprio di 8 fabbricati, 75 ettari per 759.000 euro. Significa che noi fra 4 settimane, 6 settimane facciamo l'immissione in possesso e prendiamo possesso dell'area di Trentova. Cosa diversa rispetto a un esproprio non concordato con un terzo che probabilmente avrebbe pagato pure qualche milione di euro, aprire un contenzioso, aprire delle lungaggini amministrative e giudiziarie per acquisire, e poi senza la variante urbanistica, con la possibilità, non sappiamo, remota, possibile o meno, di fare qualche cosa perché l'area è edificabile. Queste sono le ragioni che non possiamo aspettare lo strumento urbanistico generale. Oggi c'è una coincidenza così favorevole perché c'è l'acquisizione, e mi pare che non è una variante puntuale che vada a stravolgere i disegni del PUC che è stato approvato nel preliminare, anzi andiamo a dare una coerenza rispetto ai piani sovraordinati a quell'area. E dico anche che è in elaborazione con il comune di Castellabate, con il Parco Nazionale del Cilento, l'elaborazione del PIO, che è uno strumento previsto dal piano del PAO. Ci stiamo muovendo con la massima coerenza rispetto all'ambiente, rispetto agli enti sovraordinati ad esprimere pareri, rispetto alle opportunità, rispetto
anche alla intelligenza di cogliere in un momento importante, perché questa società, proprio perché è un ente pubblico che ha trattato l'acquisizione, sebbene con un esproprio, anche per evitare eventuali diritti di prelazione che potevano esserci, che con una procedura espropriativa si recidono definitivamente possibilità, diritti eventuali, se ci sono, di prelazione. Quindi anche un acquisto da parte del comune poteva essere inficiato da un diritto di prelazione. Con la procedura espropriativa e quindi con la variante puntuale ci mettiamo al riparo da tutto questo. Cioè quella proprietà è sul mercato, ma io lo dico a ognuno di voi, 800.000 euro con 8 fabbricati, bastava una persona che aveva disponibilità, o noi avessimo insomma non guardato con attenzione questa pubblicazione che aveva fatto Italia Turismo, oggi ci troveremmo probabilmente con 8 proprietari, con un proprietario che aveva acquisito 8 fabbricati con un valore di milioni di euro. Questa è la verità e questo va detto, perché quella era sul mercato, sull'agenzia di Milano, che noi abbiamo scorto così casualmente. Perché la persona che curava ha chiesto, che mi conosceva, ha chiesto il certificato di istituzione urbanistica, l'agenzia che vendeva il bene, noi ci siamo accorti di questa cosa, immediatamente ci siamo precipitati a Roma e abbiamo insomma, bloccato e dato assicurazione circa la procedura espropriativa e la risorsa finanziaria deve essere a disposizione. Questo è, cioè poi possiamo aspettare anche gli anni, aspettiamo il PUC, aspettiamo tutto quello che volete voi. Ma probabilmente ci saremmo trovati di fronte una proprietà non certamente favorevole all'acquisizione per 750.000 euro. Una proprietà che ci avrebbe insomma, fatto passare anni e che probabilmente avrebbe preteso un valore di mercato che non lo devo dire io, ma lo dico a Nino che è più di me un tecnico. Che valore ha quell'area e che valore hanno quelle volumetrie che possono essere recuperate? Io dico soltanto il centro escursione e visite a 100 metri a piedi dalla baia di Trentova, che sono circa 200 metri quadrati, quanto vale solo quel fabbricato? Me lo dovete dire. Questa è un'operazione che andrebbe festeggiata davvero con i fuochi artificiali. Perché sono 750.000 euro, 8 fabbricati, parliamo di centinaia e centinaia di migliaia, centinaia di metri quadrati di fabbricati che vanno recuperati. E io dico solo quel fabbricato là, Albini, dove è la rotatoria di Trentova, di fronte al bar del Monaco. Quanto vale? Che si va a piedi da là a Trentone, probabilmente solo quel fabbricato vale 800.000 euro, considerando i fabbricati vicino al mare, quanto valgono anche nella nostra città. E perciò non possiamo aspettare, non possiamo perdere tempo. Anzi, io pensavo di fare molto prima, abbiamo fatto una nota nella settimana scorsa dando assicurazioni che le procedure sono avanzate, che saremmo andati in consiglio comunale e che a dicembre abbiamo già finanziato, quindi la risorsa finanziaria abbiamo già a disposizione. Quindi 8 fabbricati, dove fanno la festa del grano, quel fabbricato, un altro quasi al pallone, altri 3 fabbricati a 10 metri dal mare. E io dico solo, lasciamo il fabbricato che ha di fronte il parcheggio che viene fatto, pure di proprietà del, insomma, sarà proprietà della città di Roma. Ma io dico solo il centro escursione e visite. Io penso che c'è gente in giro capace di poter muovere queste risorse, di pagare anche 1 milione di euro solo quello là con 75 ettari. Ci voglio andare a passeggiare a Porto del Carmine, no? C'è gente che ha queste disponibilità economiche e finanziarie, ha voglia che ci sono. E allora con questa operazione smorziamo e diamo il fermo assoluto alla possibilità di un privato di acquisire una proprietà che certamente potremmo espropriare anche un terzo che acquista, ma non certamente con una agibilità e con una serenità, perché noi fra 2 mesi l'area di Trentova è di proprietà della città di Agropoli. Questo è tutto, non è che ci sono, io è chiaro che condivido, sarei uno sciocco a dire che ci vuole uno strumento urbanistico generale, per l'amor di Dio, sarei proprio, insomma, non potrei essere ed avere il ruolo che ho, però se c'è la possibilità con delle varianti puntuali, senza pregiudicare quello che sarà il disegno armonico della città, perché io credo che non lo stiamo assolutamente pregiudicando, ma questa è un'operazione dove dobbiamo dire andiamo avanti, davvero non ci deve essere alcun dubbio. Poi è chiaro, un discorso di natura generale si può fare,
ma quello è sul mercato, troviamo un pazzo che domani mattina verso 1 milione di euro Italia Turismo se lo vende, noi corriamo appresso a questa persona, facciamo cause 30 anni. E intanto comincerebbero a recuperare i fabbricati e io penso che non siamo nella condizione, nel momento in cui hanno recuperato 8 fabbricati, di spendere milioni di euro per acquisire l'auto. Perché io lo farei. Io andrei a comprare, strutturerei i fabbricati e poi caro comune da capo, se mi vuoi espropriare qua 800.000 euro, tu mi devi dare 5 milioni, 6 milioni, perché una casa a 10 metri dal mare, penso che vale qualche cosa. Quindi questa è un'operazione che porterà il patrimonio del comune di Agropoli, della città di Agropoli, a un incremento, insomma, sostanziale, ma di molti milioni di euro, di molti milioni di euro, dal punto di vista economico. Dal punto di vista ambientale io credo che non possa restare in mani più sicure dei rappresentanti della città di Agropoli, che sono oggi questi, fra qualche anno saranno altri, fra 10 anni saranno altri, e faranno quello che decideranno i cittadini di farci, tenuto conto che ci sono dei vincoli stringenti che assolutamente non è consentito alcunché. Ma noi andiamo a ribadire oggi con l'acquisizione che quell'area deve restare così com'è, eventualmente mettendola solo nella condizione di essere fruita e di diventare un attrattore turistico attraverso lo sport all'aria aperta, attraverso la fruizione dei sentieri, l'equiturismo, mountain bike, stiamo parlando di tiro con l'acqua, stiamo parlando di cose che abbiamo già accennato nello scorso anno e che già incominciano ad avere un discreto successo. Questo è, ma con grande sincerità, con grande franchezza, cioè noi andiamo di corsa e vogliamo fare subito, perché quello è un bene che è stato posto sul mercato e per i soldi con cui lo acquisiremo è una sciocchezza, è davvero una sciocchezza. Quindi ribadisco, anzi invito a votare all'unanimità questo argomento, perché davvero al di là del fatto tecnico, lo dico pure a Nino, cioè questa è una grande opportunità, io vorrei che si ascrivesse anche il tuo voto, il tuo consenso su questo. Io ti stavo rispondendo proprio su questo, però adesso ci siamo arrivati, fortunatamente. Allora correggiamo due cose, sindaco, avrai il mio voto subito, ma non perché lo devi avere tu, perché lo ha la città giustamente, no? Così come hai detto. Che l'indennità non è provvisoria, è indennità definitiva e concordata, quindi i dubbi sugli 795.000 euro non ce ne dovranno essere. Non possiamo scrivere. Ma lo dobbiamo scrivere, sindaco. Perché se no io quando vado a leggere il progetto di valorizzazione, vado a leggere il progetto, vado a guardarmi il piano particellare del scopo, vado a leggere l'indennità provvisoria, euro 1,03 al metro quadro, è naturale, mi viene spontaneo, a difesa ovviamente di un mio modo di condividere la politica, non del suo modo sicuramente, di dire allora interpelliamo la città, visto che lei era custode di accordi che io non conoscevo e che la città non ha conosciuto mai, perché penso che potendo mandare già non è stata a conoscere, evidentemente è stato un ottimo accordo, lo riconosco sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista tecnico, però il progetto che andiamo ad approvare non deve avere più sorprese, deve essere univocamente determinato in quella cifra, e stiamo portando una variante solo al PDF per le formalità di rito che convengono all'accordo. Mi formalizzi la correzione, se ne dai, la cortesia. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Sì, sì, la modo contrario. Contrario. No, perché devo formulare? No, è una formulazione. L'indennità provvisoria diventa indennità di esproprio. Trasse l'indennità di esproprio definitiva accettata e non contestata. Chiaro, no? Perché se giustamente il sindaco passa il guardia domani mattina, trova l'interlocutore, cambia idea, no, non voglio passare io. Va benissimo. Così è terminato. Stato accordato in questo modo? Come? Sì. Allora, siamo presentati che il consigliere Fabio ha proposto di inserire una notifica del libero che la dottoressa del Bambino in questo senso ha presentato. L'indennità provvisoria diventa indennità di esproprio definitiva, accettata e non contestata. Perfetto. Va bene, consigliere? Sì. Allora, propongo di votare delibera, la proposta di delibera così come modificata a seguito dell'intervento del consigliere Fabio, come letta e proposto in questo momento al Consiglio dalla dottoressa la segretaria generale. Va bene, allora chi è favorevole? Una verità. Commediati con l'idea della deliberazione? Sì. Una verità, siamo contenti. Finalmente Agropoli 31. Ancora più contenti del consenso unanime che questo Consiglio ha espresso. Quindi ringrazio il consigliere Abate a nome non penso che ti ringrazio di credo che
settimo punto all'ordine del giorno, realizzazione del nuovo complesso parrocchiale Madonna del Carmine, variante allo strumento urbanistico in relazione al sindaco. Questo è un argomento molto più semplice, ripeto. Anche qui abbiamo già approvato una variante di un valore strumento urbanistico, anche se come preliminare, per la realizzazione di un complesso parrocchiale, tra l'altro oggetto di finanziamento della CEI. Anche qui abbiamo acquisito tutti i pareri che erano necessari al corredo della Prado. In realtà questa è una, viene da un accordo di qualche tempo fa, quando la parrocchia Madonna delle Grazie ha ceduto i terreni dove sono sotto gli impianti sportivi Paragrin e l'impianto per il impastato, e abbiamo messo a disposizione noi quest'area che oggi è oggetto di variante urbanistica e fondale. La proprietà è stata già anche attraverso un accordo bonario ceduta dagli eredi Lombardi, e quindi oggi andiamo soltanto a dare una coerenza urbanistica all'intervento. E anche in questo caso, cioè, più volte siamo stati sollecitati, non per colpa nostra, noi siamo perso dentro noi, dal parroco che era in pericolo di rilievo per il finanziamento che era stato ottenuto dalla CE. Quindi si chiede l'approvazione dell'argomento così come è proposto. Grazie sindaco. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo alla votazione del punto 7 all'ordine del giorno. Chi è favorevole? 15. Chi è contrario? Chi si astiene? Consigliere Amato. Con un magliare si è invitato alla deliberazione. Chi è favorevole? 15. Astenuti? 1. Consigliere Amato. Ottavo e ultimo punto all'ordine del giorno. Regolamento disciplinare l'occupazione temporanea di pubblico e spazi di ristoro all'aperto, annessi ai locali di pubblico esercizio di amministrazione, e ora sospensione di modifica e integrazione della nozione dello stesso relativo. Buonasera a tutti, chiaro benissimo, ormai la terza volta che questo argomento viene nell'ambito del Consiglio Comunale. Come ben sapete abbiamo già approvato una delibera del Consiglio Comunale del 29 giugno 2010, poi modificata con la successiva modifica del 26 novembre 2012. Praticamente, vista la situazione, tengo a ribadire che questo regolamento è stato posto anche all'attenzione della commissione consiliare ed approvato all'unanimità. Poiché siamo in un grave momento di crisi economica, abbiamo deciso di non gravare in maniera ancora più eccessiva sulle finanze degli esercenti di attività commerciali. Per questo motivo abbiamo deciso di sospendere ancora l'efficacia dell'allegato tecnico al regolamento disciplinare l'occupazione temporanea di suolo pubblico. Ovviamente vi erano state delle problematiche, perché il regolamento era stato sospeso fino al mese di settembre 2014. Dal mese di settembre ad oggi sono giunte altre richieste di occupazione, quindi da qui è stato doveroso e obbligatorio per l'ufficio, per la commissione e per l'assessorato venire di nuovo in Consiglio Comunale portando questa proposta di sospensione dell'efficacia del regolamento. Voglio ricordare che ovviamente nelle more della sospensione abbiamo avuto anche problematiche, poiché nel momento in cui arrivavano delle proposte venivano decise da vari settori del comune. Per questo abbiamo deciso di intervenire in alcuni aspetti del regolamento chiarendo, perché una delle novità più importanti sarà quella che oggi potranno occupare il suolo pubblico, quindi i cosiddetti deossi, soltanto le attività commerciali con un'area prospiciente della propria designazione, quindi evitare quello che era sorto negli ultimi due stadi, dove praticamente anche attività che avevano nella loro meglio, le ossa avevano la loro attività in un posto diverso, occupavano degli spazi che non era consentito occupare. Abbiamo ritenuto insieme alla Commissione di porre un rimedio a questa problematica, e per questo ne richiedo l'approvazione. Grazie. Grazie assessore, ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Ottavo punto, chi è favorevole? 14. Contrari? Astenuti? Immediata seguibilità della deliberazione, favorevoli? 14. Astenuti? Deliberazione della deliberazione, favorevole? 15.50, preso il video
momento l'ordine del giorno, va bene, lo lascio. Grazie.